Salve a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Punch-Out. Questo andremo ad affrontare Bald Bull, il nostro caro amico che si crede purtroppo un toro. Quindi vediamo un po'. Allora, è il secondo in posizione mondiale, quindi dovrebbe andare bene. 135 kg, questo è gigantesco. Viene da Istanbul, quindi da Turchia. A mio pare sembra un po' arrabbiato perché tutte le persone lo fotografano, però vabbè. Ok, perfetto. Allora, sì, ok, qui ci sono sempre persone molto normali. Allora, vediamo un po' qui di sconfiggere questo ammasso di muscoli, ok? Questo, diciamo, è abbastanza semplice se fatto nel modo giusto. Poi vedrete che tra un po' diventerà leggermente più difficile. Non vi spoilerò nulla. Allora, vediamo un po'. Attenzione qui che dovremmo affrontarlo davvero molto molto in maniera corretta. Perché, ecco, se facciamo come adesso, diciamo che forse non è il migliore dei modi. Attenzione, dobbiamo prendere un pochino magari. Ok, perfetto, vai. Ok, ed ecco qua, la prima volta è andato giù. Allora, questo non è un boss abbastanza difficile, ecco, magari recuperiamo la vita all'inizio. Non è molto difficile come boss, però diciamo che ha i suoi svantaggi, anzi, i vantaggi diciamo per lui. Eccolo qua, guardate, questa è la sua mossa, vediamo un po'. Sì, ce l'abbiamo fatta, un altro bellissimo punto critico. E il secondo è andato. Attenzione, vediamo un po', magari facciamo un TKO, magari... non lo so, però... Vediamo un po'. Ok, siamo messi abbastanza bene, sono... No, mannaggia, ce l'avevamo quasi fatta, vabbè. Mannaggia, ce l'avevamo quasi fatta. Vabbè. Potevamo fare un pugno stella, attenzione. Attenzione, questo va, gli va proprio dritto, dritto. Ed ecco qua, ci abbiamo anche sconfitto Bald Bull in una maniera proprio assurda. Un TKO assolutamente fantastico. Allora, nella World Circuit, diciamo che questo qua è stato forse il più facile. Il più facile di tutti, quindi vediamo un po' chi sarà il prossimo. Allora, il nostro Mac, come al solito, è sempre felice. Sei inarrestabile, ragazzo, inarrestabile, combatti come un leone. Un leone, un leone magari di cioccolato, mio caro allenatore. Quindi, nel World Circuit, questo era il secondo classificato, ovviamente, escludendo il campione. E abbiamo qua il primo classificato, che non è il campione, è praticamente quello prima del campione. Ed è lui, Super Macho Man, uno che direi che ha la sua età, però. Quindi niente signori, nel prossimo episodio andremo ad affrontare Super Macho Man. Quindi alla prossima.